Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Tecnologia 2.0. Allora, in questa puntata non ho la minima idea di cosa fare, quindi ci dedicheremo un po' a casa. Non so cosa devo fare, però non so quanto possa essere utile. Intanto lavoriamo. No, no, spacca, spacca. No, le opere vanno a cuocersi. LOL. Che non commentiamo, guarda. Cioè io sono andato a spaccare le opere, sono cadute nelle opere sotto e le hanno mandate nelle fornaci, si sono cotte e è uscito il ferro. Vabbè, il gioco che mi trolla. Ok, togliamo queste fornaci da qui. Qui potrei rimpiazzare con tubi d'oro per abbellire. Tubi d'oro, no, questi. Ok, poi vorrei dei nether cosi qui, questi. Dammi un po' di nether. Beh, e che è successo qui? Lag? Bug? No, è strano. Stranissimo. Va bene, dicevamo. I nether cosi li mettiamo qui. Ecco qua. Ok, ora le fornaci, dove spostarle? Questo è il dilemma. Potrei fare un'altra stanza qua dietro. Stanze su stanze su stanze. Io voglio spazio, però voglio una casa grande e larga. Allora, ci mettiamo, sì, qui dietro per forza. Andiamo... passiamo di qua, entriamo nell'altra stanza e andiamo qui dietro. E allarghiamo con precisione. Lag? Sì, decisamente lag. Spacca tutto, spacca tutto. Oh cavolo, qui si esce all'esterno. Via terra. Oh, ciao mondo! Oh, sì, vabbè, basta. Spacchiamo il pavimento. Spacca qua. Lo rifacciamo di nether brick. Abbiate un po' di pazienza. Adesso puliamo questo schifo. Ah, mi sa che nella prossima puntata la stanza me la preparo prima. Ora vediamo. Liamo questo schifo. Ok, ora è più carino. Qui rispacchiamo perché devo mettere tutto il pavimento. Via la terra. Vai con nether brick. Ah, io nether brick c'erano nel computer, se non sbaglio. Devo usare quelli. Vabbè, mettiamo tutto dentro, via, 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 via. La stone. Questo via, questo via. Ci servono più cable. E io ce l'avevo i quartz. Cosa, se non mi ricordo mica, andiamo a vedere. No, non erano, eccoli, flux dust. Ma me ne servono di più. Quindi mi serve altra nether cosa qui. Vediamo se ce l'ho qui sopra un po'. Ma mi ricordo che l'avevo messa a polverizzare. Sì, l'avevo messa, però ne metto altra. Tanto ci siamo. Ok, ci serve la polvere questa qui, la redstone e la polvere di quarzo, che dovrei avere, dovrei 45, madonna, l'ho usata tutta. Ma non si può sdoppiare questo, è possibile? No. Okay, mettiamo insieme. Però questa la voglio tenere un po', ecco, facciamo così. Va, pure troppo. Oddio, vetro? Ce l'ho il vetro, sì che ce l'ho il vetro. Ho tutto, così, così e così, bam, uno stack di cavi. Ok, questo lo attacchiamo con il cavo che sta qui. Anzi, scaviamo di qua che almeno siamo sicuri, perfetto. Il cavo lo riprendiamo da qui e qui non ci andiamo a mettere un cavo perché io voglio un export pass. Via questo pezzo di muro. Ok, torce. Posiamo questa stone che non mi serve. Stone, via. Ordina inventario. Ok, raccogli tutto questo schifo. Raccogli, 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 raccogli. Bene. E servono export bus che io ho fatto. No, non è vero, prima redstone furnace. L'energia dove la faccio arrivare? Da sopra, lato, lato, qui. Da questo lato. I cavi ce li ho? Sì, ce li ho in mano. Che abbambato. Ok, quello va su e io lo faccio andare lì dentro, nella terra. Ok. Per di qua. Eccolo, ci siamo. Però deve scendere giù, lo faccio scendere. Dov'è? Qui. Scendi, cavo, scendi. Perfetto.
Ok, le fornaci le mettiamo così, come abbiamo sempre fatto. Non bisogna cambiare niente perché guardate, già è tutto preimpostato, io metto così. Papam. E adesso ci serve la legna. Legna, 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 legna. Prendiamone un po', giusto per fare un esempio agli export bus. Qui, export, export. Dove siete? Dove siete? Dove siete? Qui. Legna. Ah, posso premere shift, è vero, da questa patch si può premere shift e click. Ok. Ora tutta la legna che andrà dentro il computer verrà esportata nelle fornaci, guardate, immediatamente. E cotta a carbonella. In pratica tolgo il lavoro delle hopper. Praticamente lo fa automaticamente. E l'output andrà a finire dentro una chest che io ora metto qui. Dov'è una chest carina? Questa qui mi piace. Oh, bella cesta. Allora, ora devo decidere un punto strategico. Perché? Perché io andrò a mettere altre fornaci in seguito. Quindi qui girerà così, girerà e la farò finire qua dentro al muro. O qua così. Ecco, io prendo i cavi dell'upgrade e gli faccio fare tutto il giro che dovranno fare in futuro quando metterò le altre fornaci. Sarà questo giro qua. E qui ci vado a mettere il nostro import bus. Questo modo. Import a stack. Spacca. Ecco qui. Ora qui io andrò a mettere i nostri cavi in ferro che non ho. Me ne servono altri. Iron transport pipe. Iron, 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 iron. Ce ne ho solo due. Facciamone altre. Ferro, vedro ce l'ho. Vai. Ok. 23 che bastano. Spero che bastano. Cominciamo così, da qui, in questo modo. Qui gira e va tutto nella chest. Guarda, qui sta schizzando fuori perché gli devo dare la direzione, non di là, di qua. Ok, così. Allora, ricordate, no? Il punto dove è vuoto è la direzione. E il pieno è il tappo. Ok, guardate, tutta la carbonella uscirà, dammi quella carbonella. Ok. Dicevo, tutta la carbonella esce, fa tutto il giro del tubo e va nella chest. E viene importato dal computer. Guardate. Tutto ha completamente automatizzato. La carbonella va nell'impianto, si cuoce e va nella cesta. Qui devo aggiungere, io aggiungerò altre fornaci in modo che produrrò sempre più carbonella. Qui metterò altri export bus come ho fatto qui, fornaci eccetera. Insomma, avete capito più o meno. Spero che abbiate capito. Vabbè, tanto poi lo faccio. E lì devo fare il buco per far passare altri cavi da corrente. Così. Poi dovrò abbellire un po' la stanza, lo faccio dopo con calma. Ok. E questo è il nostro impianto di cottura automatica di carbonella. Non so, potrei fare qualcos'altro in questa puntata. Ad esempio, guardate come gira bene la carbonella nel nostro impianto. Guardate. Sempre questo stack. Non appena questo stack finirà, lo rimpiazza. Fantastico. Qui i motori sono tutti online, tutti operativi, funzionali. La carbonella si cuoce di là. E abbiamo casa con energia automatizzata a carbonella con alberi infinita. Bello, vero? Sì, è bellissimo. Fantastico. Ora, ah sì, ecco che devo fare. Devo collegare la farm direttamente all'ME. La cosa migliore sarebbe tirare un tubo che arriva fino a questa chest. Però è tipo un casino. Un bel casino. Oh, perché? Ecco, ok. Sono pieno di roba all'inventario. Da un'ordinata. Allora, gli alberi arrivano da là sotto. Se io questo tubo lo mando al contrario, dovrò girare tutti i tubi di ferro qui. Sarà un'impresa apocalittica. Però è fattibile. Mando tutti i tubi al contrario e li mando dentro a questa chest. Non mi aregge. Però tutta la stone andrà lì dentro, non dentro. E metto un filtro. Sì, un tubo in diamante. Ok, ok, ok. Guardate cosa faccio ora. Allora, prima di tutto mi servono tubi d'oro che ce li ho. Andiamo di là. Oh, è tutto dove... Che cavolo? Allora, il tubo in diamante lo attacco così. Il tubo in oro, vabbè, in diamante. E mando tutti i cosi di cobblestone per di là. No, non è vero. Io posso fare... nell'altro modo. Perché io voglio l'energy manipulator nell'altra stanza. Ora qualcosa mi invento. Allora qui la stone. Se io mando il legno... ah, non importa se la stone va di là. Io posso anche mandare il legno dalla direzione opposta. Solo che qui ci sono i tubi in ferro che mi bloccano. E io devo mettere un tubo in diamante qui che non si collega con i tubi in ferro. Oddio, che cosa impossibile.
Sì, posso farlo. Posso farlo, posso farlo. Datemi un tubo in diamante. Lampo di genio. Mi serve il legno. Ok, qui sotto il legno arriva e va tutto di là. Io non voglio che va tutto di là. Via questo. Io il legno lo voglio che va su ora. Verso il grigio. Sul grigio il legno, ok. Sul nero bloccato, il nero deve essere bloccato. Ok, qui vado a mettere il mio tubo in diamante. E vado a mettere i tubi d'oro. No, non li metto d'oro perché sennò si attaccano i macchinari. Come si fa a non attaccare i tubi? Ci vuole la come si chiama quella? L'arenaria, io ce l'ho arenaria. Boh. Forse la sabbia, posso compressare la sabbia e viene arenaria. Via Netherrack. Vai sabbia. Sì. Mi basta un singolo esemplare di arenaria per poterla duplicare. Vai compressore, fai il tuo lavoro. Che carino il suono nuovo. Veramente. GG la Cracktech. Dammi la mia arenaria. Su, 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 su. Ok. Perché l'arenaria? Perché il tubo... No! Ah, me ne ha presa altra. Ok, la sa già compressata. Oh, mannaggia me quando premo shift. Ma se sta roba la metto a posto? Microphone activated. Microphone. Ok. Ho la mia arenaria. La... duplico ora. Sì, ok, ce l'ho fatta. Oh, basta, che cos'è? Oh mio Dio. Ok. Quella che non mi serve la butto qui. Oddio, questa cesta sta esplodendo. Esplode tutto. Il vetro. No, vetro e arenaria. Voi lo sapete cosa fanno i tubi di arenaria? No? I tubi di arenaria non si collegano a nessun macchinario. Quindi io li tiro quanto voglio vicino ai macchinari. Figo, eh? Appena finiscono i macchinari rimetto i tubi in oro. Ecco qua. E io ora qui devo mettere che nel tubo blu va solo il legno. Allora qui poi il legno lo mando nel tubo giallo. E ora tutta la legna che sale andrà nel giallo e andrà dentro la cesta. Vediamo un po'. Qui taglia, non taglia. Ah, un'altra cosa che ho dimenticato di fare è la thermal expansion. Praticamente con l'ultima patch, qui dentro casa già l'ho fatto, qui fuori non l'ho fatto, con l'ultima patch tutti i tubi sono stati rimpiazzati da tubi nuovi. E quindi io devo andare in giro a spaccare quelli vecchi e mettere quelli nuovi. Vedete? Guardate, si sono scollegati. Io devo attaccarne di nuovi. Ecco. Ora andiamo sotto a vedere se il nostro filtro di legno va bene. Ho sentito un creeper o sbaglio? Oh mio Dio, mi ho preso un colpo. Guardate, guardate, guardate. Legno dov'è? Dai, vediamo, vediamo. Legno, legno, legno. Qui, qui bello. Sta tagliando tutte le chiome. Ma taglia prima le chiome e poi il legno. Che cavolo di logica è? Oh, guarda che bel muro di legno. Un bel blocco di legno gigante. Lol. Fantastico. Anche le mele, sì, non solo legno, anche le mele voglio di là io. Mele, mele. Mele sul grigio. Sul giallo. E anche qui. Mele sul blu. Dai, questa legna, eccola, guardate. Guardate la legna che comincia a passare. Eccola. E va tutta nella cesta. Ma nella cesta e poi viene importata nel computer. Importata nel computer, cotta dalle fornaci, fatta carbone e l'energia per casa. Easy, eh? Ora voglio questo tubo sottoterra. Vabbè, poi me lo faccio con calma, non mi vado a registrarlo, sinceramente ci vuole troppo. Metterò tutto questo tubo sottoterra, interrato. La fornace è qui, tutto ok. Perfetto, abbiamo automatizzato completamente l'energia in casa con la carbonella. Veramente una cosa fantastica. Ora dovrò spostarmi tutta questa roba di là. Tutti questi tubi che avanzano tanto serviranno in futuro sicuramente. Va bene ragazzi, spero che abbiate trovato tutto ciò interessante. Guardate che bello qui. Eh sì, è veramente emozionante vedere un impianto che funziona a dovere. Eh sì, perché i tubi della Bullcraft accettano in entrambe le direzioni mentre gli oggetti passano tranquillamente senza problemi. Quindi si risparmiano tubi, spazio, tutto quanto.
Va bene, spero l'abbiate trovato interessante, ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti, ciao ciao.